Possiamo fare ancora del carry se ci sono gli strumenti per farlo. Ma immagino che non ci saranno. 2 giorni di fila non credo. A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti. E allora andiamo a fare degli strumenti. Allora, cosa intendi fare? Aspetta un attimo, prima devo fare una cosa. Ah già, è qualcosa che potresti usare per decorare la stanza, no? Perché non provi a decorare un po' la tua stanza? Decorare la stanza? Ne è passato di tempo. Perché non provi a decorare? Allora, decoriamo. Mettiamo questo. È il primo premio che hai vinto. Non sapevo che i giochi con l'artiglio fossero così divertenti. Poi abbiamo anche la bambola di Burger Kun. C'è un Big Ben Burger anche a Shibuya. Se l'avessi visto dopo una sfida col cibo, mi sarei sentito male. Ma io non ho altro, tutto qui? Va bene, facciamo degli strumenti. Ecco fatto. Hai letto il libro e ora ne puoi fare 12. Allora, cosa possiamo fare? Allora, io farei dei Gahomo M. Ne farei 2. Facciamone 2. Non ne facciamo tanti perché non penso che me ne serviranno mai tanti. Però, beh, può essere sempre utile. Però recupererei un po' di questi che abbiamo usato al palazzo di Okumura. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Perfetto. Ah, che belli i pupazzetti messi là sopra. Vabbè. Andiamo a dormire. Continuo a leccarmi perché sono un gatto, lo sai? 60%. Dal 90% abbiamo perso il 30%. Chi è? Scusate se vi ho fatto preoccupare così. Non sarò in grado di rispondere ancora per un po'. Non c'è bisogno di pensare a noi. Piuttosto, tu stai bene? Sto bene. A dirla tutta, penso soprattutto alle persone che lavorano nell'azienda. Sembra che stiano avendo molte difficoltà e non solo con i clienti, ma anche con la stampa. Si stanno anche occupando dei preparativi per il funerale di mio padre. Ma mi fa star male il fatto di non poter fare niente per aiutare. Non preoccuparti per questo. Lo capiscono tutti che per te è un momento difficile. E noi siamo qui se dovesse succedere qualcosa. Lo so, mi farò viva io quando le acque si saranno calmate. Non sforzarti troppo, Haru, eh? Grazie, ci sentiamo dopo. Benedetta ragazza, preoccuparsi degli altri in un momento come questo. È proprio una brava ragazza. Oh, niente, oggi siamo in piedi. Scommetto che hanno ucciso Kumura perché facesse da esempio. Altrimenti perché farlo fuori durante una conferenza stampa? Ho letto da qualche parte che Okumura ha cresciuto sua figlia da solo. Non sarà stato granché come manager, ma come genitore provo pena per lui. Uccidere qualcuno per dimostrare qualcosa è terrorismo puro. Shido e quella Keiichi hanno ragione, i ladri fantasma sono una minaccia. Non è giusto, prima eravamo eroi. Perché ora ci trattate di merda? Gente! Ma abbiamo fatto il tifo per degli assassini finora. Deve essere una montatura, i ladri fantasma non sono così. Devono sopportare questo duro allenamento ogni giorno. Mi dispiace un po' per loro. Vabbè, quando c'era Kamoshida però non dicevate nulla, eh. Io credo nei ladri fantasma, non lo farebbero mai. La ginnasta? Sì, è cambiata, ma in senso buono. No, Kasumi. Oh, ma è tutto diventato così azzurro ora. Ah, ma perché piove. Chi sarà stato a incastrarci? Qualcuno ha un'idea? Ovviamente no! Se dovessi fare un'ipotesi, direi che è stato il responsabile degli arresti mentali. Aspettate, come facciamo a sapere che siamo stati incastrati? Hanno trovato una lettera di sfida nell'ufficio del preside. È chiaro che qualcuno deve averla piazzata lì apposta. Nel peggiore dei casi è possibile che conoscano le nostre identità. Siamo messi male, ragazzi. Sì, lo stato corrente delle cose è piuttosto desolante. Andiamo a consegnarci, facciamola finita. Proviamo la nostra innocenza. Ma come potremmo farlo? Sembra che la nostra unica opzione sia trovare il vero colpevole, anche se non abbiamo alcuna pista da seguire. Cavolo, perché deve capitare proprio a noi? Perché siamo i suddetti ladri fantasma. Pim pom pom. Sarebbe bello poter dimostrare la nostra innocenza, ma non possiamo fare errori e farci scoprire. Dobbiamo continuare a stare buoni e aspettare, non facciamoci notare, ok? Chi ci scrive oggi allora?
Ehi, scusa se tocco questo argomento in un momento così delicato. So che è un periodo duro dopo quello che è successo con il preside Okumura, ma questo è il momento perfetto per risanare la vostra reputazione puntando a dei bersagli minori. Comunque, ecco le informazioni. Se è vera, questa storia è pazzesca. Pare che un ex mercenario che lavora come assassino si nasconda nella metropolitana di Shibuya. Durante il giorno si comporta come un senzatetto, ma di notte si mette a lavorare. Finora però non ha lasciato alcun indizio sulla sua identità, così la polizia ha le mani legate. Ehi, bisogna pur lavorare. Sembra interessante. Sei veramente coraggioso. Secondo le voci il suo nome è Yohei Kiritani. Questa storia mi fa proprio paura. Non voglio averci nulla a che fare. Lascio questo nelle vostre mani, Killer Jaco Star. Talvolta Mishima ci passa delle informazioni davvero incredibili. La nostra reputazione ha subito un duro colpo con la morte di Okumura, ma possiamo rifarci in memento. Dovremmo discuterne con gli altri quando abbiamo un po' di tempo. Oh, e prima di andare dobbiamo incontrare Haru. Il netturbino. Quindi dobbiamo vedere Haru, abbiamo detto. Gli esami sono vicini. Manca poco agli esami. Lo studio sta andando bene. Ti posso dare un'infarinatura generale su quelli che ho fatto al secondo anno. Allora, cosa vuoi fare? Vuoi studiare assieme? Hai deciso? Vuoi studiare con Makoto? No, grazie Makoto, ma sono un genio io, non ho bisogno di studiare. Oh, ma guarda, c'è Akechi. La gente dice che Akechi aveva ragione sul nostro conto. Dobbiamo dimostrare che siamo innocenti. Allora, vediamo chi è disponibile però. C'è Yusuke, quindi andiamo a farci fare qualche figurina intanto. E basta, sembrerebbe non ci sia nessun altro. Ti chiedo di duplicarmi, facciamo potenza nucleare questa volta. Io non mi ricordo se mentre piove possiamo andare al tempio, ma credo di no. Ah no, posso farlo anche mentre piove. Perfetto. Vuoi meditare al tempio? Sì. Ok, parliamo al monaco. Molto bene allora, fai con comodo di rilassati. Non ero mai stato al tempio con la pioggia, se non ricordo male. Però, ah, che bello. Nana. Hai presente quelle pietre nel giardino? Dicono che rappresentino delle masse d'acqua. Che palle. Questa macchia sul pavimento sembra quasi Ryuji. Somiglia sempre di più a una scimmia. Ma dai, che stronzo. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? No, Morgana, la tua voce è sempre più lontana. Prima o poi raggiungerò l'illuminazione. Ehi, chissà Morgana cosa stava dicendo. Mi faccio ancora distrarre da questi pensieri. Mi dispiace, Morgana, non ti stavo ascoltando. Però la nostra espressione va che bella. 5 SP. Penso sia ora di andare, torniamo indietro. Va bene, Morgana. Beh, andare al tempio è di sicuro un metodo veloce per far passare il tempo. E tra poco sicuramente raggiungeremo un livello più alto. Ho saputo che i ladri fantasma hanno ucciso qualcuno, se ne parla ovunque. Oh, non è ancora arrivato il pacco? Che palle. Chi è? Ho bisogno di informazioni. Eh beh certo, ora che è successo tutta la merda. Hai voglia che tu vuoi le informazioni. Mannaggia. Però, se c'è Chihaya... Non c'è Chihaya. Ok, andiamo da Oya allora. Sai chi è che non mi sta più cagando e c'ha tutte le ragioni per non farlo? EY non mi sta più cagando. Però, come dagli torto? Tutte le volte che ci ha scritto noi non l'abbiamo considerato mai. Mai, poveraccio. Fa bene a non chiamarci. Allora, visto che già che siamo qui... Vediamo se è arrivato qualche nuovo libro. Non è arrivato nulla, perfetto. Ma io mi stavo chiedendo, non ce l'ho l'abilità del terzo occhio con le freccette? È strano, il libro io ce l'ho. Se non ricordo male, dovremmo essere adesso a rango 6 con Oya. Quindi oggi arriviamo a rango 7 e dopo rango 7 missione de memento. Okumura Food, piuttosto inaspettato, eh? E subito dopo il preside si suicida. La gente se la sta prendendo con i ladri fantasma per entrambi i fatti, ma qualcosa non torna. Non mi starai contagiando? Però, sai, sono una giornalista, è giusto che metta tutto in discussione. Ah, Dio, mi scoppia la testa. Il lavoro mi sta ammazzando. Mi ci vuole una pausa. Hai qualche bella storia per me? Sto facendo una pausa, quindi sono tutta orecchie. Quando mai non fai una pausa tu? Sei sempre qua a bere, ascolta Oya. Parliamo un po'. Lala-chan, due drink per favore. Ecco, siediti. Mi vuoi far ubriacare, eh? Maledetto, ubriacona.
Ah, sono esausta per colpa della quota e di un capo stronzo. Ma sono riuscita a fare progressi con le indagini. Ho fatto delle ricerche sui ladri fantasma. Ho iniziato a pensare che possano essere una cosa seria. Non c'è segno di lotte di potere, né c'è, non c'è traffico di denaro. Sembra quasi che tutte le notizie negative siano inventate. Non ci sono mai prove a supporto. Inoltre, tu sei ancora un fan, giusto? Sinceramente, più cose scopro sui ladri fantasma, più riesco a capirli. Davvero? Mi rispecchio nella loro sincerità, mi ricordano chi ero. Oh, una non ubriacona. So bene quanto la lotta contro i mali della società sia un lavoro interminabile e ingrato. Ma la porto comunque avanti. Scommetto che i ladri fantasma hanno la medesima passione. Oh, non credevo ti avrei sentita parlare di passione, Ichiko-chan. Forse tutti questi discorsi sui ladri fantasma hanno lasciato il segno. Quelli o il pulcino? Forse. Vedi, è un loro grande fan, quindi... Chi è che mi chiama? Sì, parla Oya, esatto. Ma che... Hai trovato Kaio? Dov'è? Che vuol dire che non puoi dirmelo? Perché? Ehi, che succede? Aspetta! Kaio... Hai detto... Era uno dei miei amici giornalisti, crede di aver trovato Kaio. Ha seguito per me una serie di voci inverosimili, ma ora dice di non voler essere coinvolto. Dannazione, perché diavolo non vuole dirmi che è successo? Non posso arrendermi adesso. Almeno un passo avanti, non sapevamo nemmeno se Kaio-chan fosse ancora viva, quindi... Ferma dove sei. Lo sapevo, stammi indagando sul caso Kaio alle mie spalle. Beh, la cosa finisce qui, ho tagliato le tue risorse. Ti consiglio di interrompere le indagini se non vuoi pagarne le conseguenze. Aspetta, sei tu ad aver fatto pressioni sul mio contatto? Ti avevo avvertita, la tua inutile ricerca finisce qui. E ho raddoppiato ancora la tua quota, basta con queste indagini personali, chiaro? Cosa? Stai cercando di uccidermi? Avanti, signor capo, pensa davvero di farlo? Nessuno ha chiesto la tua opinione, puttana! Ascoltami bene, Oya. Se non vuoi fare la fine della tua stupida amica, smetti subito. Non parlare così di Kaio! Non osare! Se ti azzardi a parlare ancora male di Kaio, nessuno mi impedirà di spaccarti la faccia! Oh, aspetta! Rimangiati quello che hai detto, o farò di peggio! Ormai è tardi, i pezzi grossi hanno voluto insabbiare quella storia, e noi lo abbiamo fatto! Capisci? Quel piccolo bastardo senza palle pensa solo a se stesso. Merda, tutto questo quando ho trovato una nuova pista su Kaio. Cosa dovrei fare? Non metto KO. Pensiamo a un'altra soluzione. Facile dirlo per te. No, devo restare calma, calma, sì, calma. Non devo dargli altri motivi per licenziarmi. Devo restare calma e... Ah, che palle! Una quota maggiore sarebbe un serio problema, ma non posso arrendermi. Non smetterò di lottare, lo prometto. Te lo dimostrerò con un altro articolo fantastico. Esclusiva, i ladri fantasma caccia di cuori per salvare delle vite. Ah, mi spiace, cercherò davvero di calmarmi. Come vuoi, Oya. Pam, pam. Nuovo premio? Scoop scandaloso. Wow. L'importante in realtà, guarda... Nonostante, come ho detto più di una volta, la storyline di Oya me ne frega relativamente poco, il fatto che arriviamo alla sua richiesta di memento mi va bene. Mi va bene perché così abbiamo un altro motivo in più per poi andare in memento. Abbiamo il mercenario, il cheater, avremo lei e se riusciamo ci portiamo anche Chihaya. È davvero frustrante però. Le stronzate che ha detto mi hanno fatto saltare i nervi. Vorrei essere più brava a gestire le emozioni, come te. Sei affascinante così come sei, tesoro. Eh? Nessuno mi ha mai detto nulla di così dolce. Piuttosto, Ichiko-chan, come gestirai l'aumento dell'ulteriore quota? Lavorerò due volte di più. Non sarà un problema se la mia fonte preferita mi darà buone informazioni. Ora che ci penso, sentiamo lo scoop di oggi. Quanto mi stai sulle balle. Ho parlato dei ladri fantasma e ho aumentato il mio fascino. Ah, che bel faccino. Ma che bello che sono. Devo andare, ci vediamo quando avrai altre informazioni. Pam param. Pam pam.
Oh, ciao Oya, dimmi. Ehi ragazzo, grazie per quelle ottime informazioni. Sei davvero l'unica ragione per la quale riesco a sopravvivere alla mia folle quota. E il fatto che tu fossi con me prima mi ha seriamente aiutato. Se non ci fossi stato tu, mi sarei scontrata con il capo e sarebbe stata la fine. Ma ho finalmente una pista su Caio, farò l'impossibile per trovarla. Questo è lo spirito, ragazza. Giusto, non lascerò che questa roba mi butti giù. Sono una tipa tosta io. Guardami capo di merda, striscerai i miei piedi. Però anche io ho i miei limiti. Devo fare qualcosa per questa cotta da pazzi. Beh, mi inventerò qualcosa. Tu pensa a concentrarti sulle informazioni, ok? Ok, ci vediamo, notte. Ciao Oya, buona serata. Se domenica però siamo liberi. La madonna. Se domenica siamo liberi, andiamo con Futaba di nuovo al Jazz Club. Quindi ci hanno solo presi in giro. Oh Dio mio, la gente. Certo che veramente fa un passo sbagliato, magari neanche causato da te, subito merda ti dicono addosso. Credo che Kechi-kun avesse ragione dopo tutto. No, io credo ancora nei ladri fantasma. Sono assassini quindi, che li arrestino allora. Quanto ancora la polizia li lascerà agire? E prima, e la polizia non fa un cazzo, e la polizia è inutile, e la polizia quando è che arresta sta gente? Chissà quando Komura tornerà di nuovo a scuola, so che il funerale si terrà presto. Deve essere tosta organizzare il funerale di un amministratore delegato importante. Okumura-san è una ragazza silenziosa, credi che stia bene? È difficile da credere che il padre di una ragazza così carina potesse essere tanto malvagio. Non me l'aspettavo da parte dei ladri fantasma. È stata un'esecuzione pubblica in piena regola. Già, è proprio vero. L'opinione pubblica è veramente una roba volatile. Non puoi proprio neanche mai sbagliare che non sia neanche causa tua che subito ti dicono merda. E online le cose non vanno granché. Ci definiscono un branco di assassini. Adesso stanno criticando anche tutte le celebrità che ci hanno sostenuto. Siamo nell'occhio del ciclone, la gente ne sta parlando in ogni angolo del web. Dubito fortemente che tutti quelli che ci hanno sostenuto l'abbiano fatto in buona fede. Molta gente deve essere semplicemente saltata sul carro del vincitore. Che è quello che ho detto anch'io. Non so cosa pensare di questa faccenda, se la meriti, se la metti in questo modo. Questo mi spinge a riconsiderare molte cose. A parte questo, dobbiamo prima di tutto affrontare la nostra situazione. Lo stato delle cose continua a peggiorare. Non possiamo stare fermi a guardare mentre tutto va a rotoli. D'altro canto, non possiamo fare la nostra mossa se non abbiamo una pista da seguire. Cosa dovremmo fare allora? Il momento perfetto sarà proprio verso la fine dei vostri esami. Per fare cosa? Non ti preoccupare, aspetta e vedrai. Per adesso rimandiamo la discussione al termine degli esami. Non esiste che riesca a concentrarmi sugli esami in un momento come questo. Ryuji, quando è il momento giusto per te allora per pensare agli esami? C'hai anche ragione, perché ogni volta che abbiamo gli esami succede qualche troiata. Ma quando è il momento giusto per te? E quando mai l'hai fatto? Ehi, Star! Tu, fai attenzione, presta ascolto quando qualcuno ti parla! Questo mi ammazza! Campione del mondo dell'82, ricordatelo, Star! Prima o poi io ti beccherò! Quella sì che è stata una schivata, cos'è? Una specie di ninja! Fai come ti pare, riprendiamo la lezione! È certo che hai aumentato il tuo fascino schivando! Lo so, sono bravo! Ushimaru, non riuscirai mai a prendermi! Maledetta canaglia! Ricordatelo, Star, prima o poi ti prenderò. La gente dice cose terribili su di noi, ci definiscono assassini. La gente non sa mai un cazzo. Quando hai gli esami, vuoi aiutarmi? Fra un po' dovrei sostenere gli esami, vero? Anche io. Potrebbe essere una buona strategia studiare assieme. Non ti garantisco però che potrò esserti effettivamente d'aiuto. Yusuke, allora no, ti ringrazio. Sei libero oggi? Non lo so, vediamo chi altro è libero. C'è Futaba. Mi dispiace Shiya, ma c'è Futaba. Futi, dove sei? Eccoti qua, piccolina lei. Cucicucicucu sotto il mento così. Ehi, Phoenix. Se sei libero possiamo dedicarci al mio elenco di obiettivi. Allora, cosa facciamo? Penso di potermi avvicinare. E sai cosa ti dico? Lo facciamo allora. Usciamo con Futaba. È tempo di formare un piano d'attacco. Entra presto. Cosa ci chiederai di fare questa volta?
La prossima promessa è conoscere la mia generazione. Aspetta, forse posso fare anche quella dopo. Parlare normalmente con un coetaneo sconosciuto. Ah, dove posso trovare tanti ragazzi? Beh, chi ha tempo non aspetti tempo. Forza, andiamo! Wow, voi due iniziate proprio ad andare d'accordo. Non c'è che sia, non che sia un male. Comunque, fate attenzione. Però non uccidermi se prima o poi me la sposo. Oh, Sojiro, ti voglio bene. Siamo arrivati al dinner. Ho sentito parlare delle fontane di cocktail di questo posto. Beh, dove sono? Non le vedo da nessuna parte. Star? Oh, merda, sei con una ragazza. È un tuo amico? È un compagno di classe. E se chiedessi di aiutarci con la promessa? Quale promessa? Ok, beh... Vuoi solo fare una normalissima chiacchierata? Un momento, stai dicendo che tu, una ragazza, vuoi parlare con me? Ah, capisco, in tal caso immagino di non avere scelta. Per niente, sono costretto ad aiutarti. Oh, sei così gentile. Mi chiamo Futaba Sakura, non dimenticarlo. Ah, ok. Sono Yuki Mishima, ma mi chiamano tutti semplicemente Mishima. Sembra che l'aiuto arrivi quando più ne hai bisogno. Ho la fortuna, valori pazzeschi. Probabilmente hai ragione. Esatto, probabilmente ora potrei tirare un 20 naturale se me lo chiedessi. Clic tic. E così vorresti conoscere meglio la tua generazione. Non è facile da spiegare. Gioventù, una frontiera ignota. Forse dovrei provare a parlare dei miei hobby. Ti piacciono i computer? Certo, sono sempre online. Anch'io. Quali siti frequenti? Io in generale vado sui forum. O preferisci lo streaming? Mi iscrivo volentieri al tuo canale. Aspetta, per caso gestisci uno di quei canali spinti? Mishima. Per farlo serve coraggio, ma non sarebbe affatto male. Kek. Wow, è la prima volta che sento parlare. Sento qualcuno dire kek a voce. È come quelli che dicono LOL a voce, cazzo. È l'unica cosa che hai sentito di questo discorso. Ah, ci sono. Questo aspetto anonimo, il modo di parlare generico e il totale mancanza di fascino. Mishima, sei un NPC? Lui è il protagonista della sua storia. Sul serio? Oh, immagino che non ci possa giudicare un libro dalla copertina. È bello che tu sia spawnato qui. Oggi ho preso due piccioni con un Nishima. Ha due promesse con un Nishima. Conoscere la mia generazione e parlare normalmente con un coetaneo sconosciuto. Sì! Con questa avventura credo di aver guadagnato punti esperienza palate. E solo perché mi hai portata qui, Phoenix, grazie. Quindi io non servo più? Mishima, no, non servi più, grazie. Puoi andare ora. Oh, poveraggio. Dunque, Futaba-chan, posso chiamarti così, giusto? Sono un po' imbarazzato. Comunque, cosa fai più tardi? Torno a casa. Oh, certo. Forza, Phoenix, andiamo. Scusami, Mishima. È di poche parole la ragazza. Ehi, Futaba, dimmi. Clic. Ehi, sono stata grandiosa oggi, eh? Insomma, ho ottenuto due obiettivi in un giorno. E non è tutto. Per strada ho trovato un oggetto smarrito e l'ho portato alla stazione di polizia. Sono una persona del tutto diversa. Non ho più paura della polizia. Avanti, dimmi che sono figa. Sei stata bravissima. Cavoli, adoro quando mi dicono che sono stata brava. Anche se in realtà l'ho lasciata sulla soglia. Col cavolo che mi metto a parlare con qualcuno lì. Ma ho lasciato un messaggio, quindi va bene così. Missione compiuta. Rispetto alla polizia, Nishima è stata una passeggiata. È stato il primo capo palestra. Al mio livello attuale posso fare tranquillamente amicizia con un NPC come Nishima. E quindi... non importa. Comunque, grazie ancora per oggi. Ora me ne vado, ciao. Ciao Futaba, ci vediamo. Anzi, ci sentiamo. Visto che domani dobbiamo uscire. E così la De Fantasma sono assassini. Tutte le lodi sperpicate di prima non contano più niente. Hai ragione. È arrivato un altro pacco per te. Quanta merda ordini. Che hai comprato? Un magata di vino, un esplosivo, un infernale, un ciclonico e un gelo. E anche un elettrico.
Ah, è vero, hai comprato roba da fare i loschi. Vediamo, chi mi scrive? Gli esami sono deprimenti. Ragazzi, studiate da soli, studiate un po'. Non è che tutti dovete saltare sul carro dell'amico genio, eh. Oh, ma guarda un po', UI. Giusto, giusto, parlavo di te prima. Però, io avrei bisogno di Ciaia, ma non c'è. Stavo guardando le persone dell'arcano appeso per UI. E l'ultima persona, la persona più potente dell'appeso è Attis, che ho usato per molte fusioni. È figo, ha praticamente delle buone statistiche a livello di debolezze, ma non saprei come usarlo, sinceramente. Non saprei come sfruttarlo. Visto vigore vegetale, il suo tratto, potrei creare una build che sfrutta le abilità che si usano quando circondati, tipo Termopili. Però non so cos'altro la sfrutti questa abilità. Visto com'è lui, potrei creare una build mista sparo e attacco fisico, volendo. Ci dovrò pensare. Come non detto, ho appena finito di creare una build anche per Attis. Ehi, UI, da quanto tempo? Tutti questi incidenti. Là fuori sta succedendo un casino. Beh, se la polizia è impegnata in un altro modo, per me è solo un bene, no? Beh, cosa vuoi oggi? Vorrei lavorare. Oggi dovrei sbrigare qualche faccenda, niente obiezioni. Inoltre c'è una cosa di cui voglio parlare, hai tempo? Beh, se mi aumenti il nostro legame direi di sì. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con UI? Perché no? Passiamo finalmente del tempo con UI. Ok, mettiti al lavoro, piccolo appassionato di armi. Sì, signore. Ok, per oggi basta così. Oh, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Riguarda il segreto di cui parlava Tsuda. Non si tratta solo del mio passato nella Yakuza. Oh, ma che sorpresa, l'hai scoperto, eh? Voglio assicurarmi che tu non dica niente di stupido se incontrerai Kaoru. Certo, dimmi. Quando ero nel clan Ashiba più di 10 anni fa, in un ufficio si presentò una mezza squilibrata. Aveva con sé un neonato e non faceva altro che ripetere di volerlo vendere. Come? Probabilmente era una tossica in cerca di soldi per una dose. Quando rifiutai, posò a terra il bambino e corse via. Alla fine non ci ha guadagnato nulla, insomma. Quel bambino era Kaoru. Oh, ma va. Ripensandoci, non so ancora perché l'ho preso con me. Non solo ho dovuto lasciare il clan, ma ora sono inchiodato in un negozio che manco mi piace. Ma dai! Ogni giorno è una battaglia. Non sono ancora riuscito a dire a Kaoru di essere stato uno Yakuza. Perché no? Dimmi un po', come ti sentiresti se scoprissi che i tuoi genitori sono coinvolti in faccende losche? Cosa farebbero i miei genitori se scoprissero che sono un ladro fantasma? Ti risponderei. Mia madre era così, passava le notti a bere e a correre dietro a ogni uomo possibile. Non sopportavo di vederla distruggersi in quel modo, avrei voluto una madre diversa. E così, non volevo far vivere a Kaoru la stessa situazione, meritava una bella infanzia. Per questo ho lasciato il clan, ho seguito il codice, ma Tsuda mi sta coinvolgendo di nuovo. Quando si è ricordato del mio negozio, è venuto a chiedermi dei modelli personalizzati. Ma la sua non era una richiesta. Il bastardo ha avanzato pretese minacciando di dire tutto a Kaoru. Il problema è che Tsuda sa troppe cose. Dobbiamo farlo fuori? Non conosce solo il passato di Kaoru, ma anche le storie su di me e sul resto della mia famiglia. Non so cosa succederebbe se Kaoru scoprisse la verità. Ma Tsuda non si fermerebbe lì. Dopo Kaoru spiffererebbe i miei segreti al resto del mondo. Alla fine cercherebbe di strapparmi tutto ciò che ho. Se si scoprisse qualcosa sul mio passato, Kaoru verrebbe trattato come vengo trattato io. D'altra parte, pessimi genitori crescono pessimi figli. Se ricevesse un marchio simile, non se ne libererebbe mai. Sarebbe sempre il capro espiatorio ideale. Proprio come è successo a me. Per questo sono diventato uno Yakuza. Nessun altro mi avrebbe accolto. Ecco perché non posso affrontare Tsuda. Ha troppo potere. Sei patetico, Iwai. Pensavo fossi più forte. Hai ragione. Scommetto che Kaoru è stanco di avere un padre codardo come me. Comunque, ho cercato di rallentare Tsuda con dei prototipi scadenti per capire come fermarlo. Ma il bastardo sa nascondere bene le proprie carte. Inoltre, ha capito cosa stavo cercando di fare e ha iniziato a tenermi d'occhio costante.
Per fortuna in quel momento sei arrivato tu, ragazzo. È vero? Scusa se ho tirato fuori questa roba all'improvviso. Probabilmente non vorrai avere più niente a che fare con me, eh? Resterò per le armi, invece. Mi piacciono. Diavolo, sei davvero un maniaco di questa roba. Oh, giusto, non ti ho mai ricompensato per le tue informazioni. Hai ragione. Che ne dici di uno sconto sul menu speciale? Potrebbe tenerti a bada per un po'. Un'offerta niente male, eh? Già, è vero, anche se... Ops, già non pago nulla per le modifiche. Uno sconto. Va, che bello, uno sconto. Cavolo, è tardi, devo andare a casa. Dopo i corsi privati Kaoru mangia per tre. Immagino che a breve crescerà ancora. Comunque per oggi chiudiamo, anche tu dovresti andare a casa. Sento che ha aumentato la mia perizia. Ma che bel faccino che c'ho, eh? Che bello... Sceto che sono, eh? Stammi bene, ragazzo. Stammi bene anche tu, Iwai. Pam pam pam. Da-da-da-da-da. Ehi, scusa per prima, non volevo parlare di roba così pesante. Devo proteggere quel segreto a ogni costo, per il bene di Kaoru. Hai ragione, hai fatto bene. Sì, lo farò a tutti i costi, immagino sia per questo che l'ho tirato fuori. Per ora non so ancora quale sarà la prossima mossa di Tsuda. Dobbiamo restare sempre in guardia, non vuoi finire ammazzato nel sonno, vero? Beh, ci sentiamo. Beh, direi che essere ucciso con un cuscino in faccia e una pistolettata in faccia non sia tra le mie migliori opzioni, eh? E è ancora calato il nostro indice di gradimento. Piripipi. Sei libero? Direi di sì. Sei libero? Phoenix, sono libero. Hai visto? Sei libero. Manca solo una promessa ora. Ti va di accompagnarmi? Potrei farlo. Presto aprirò il locale. Dopo aver finito, lava i piatti. Sì, signore. Devo uscire con tua figlia. Possiamo rispondere dopo aver lavato i piatti. Ricorda di ringraziare il capo per la colazione, ok? Lo so, lo so. Ma non dice nulla sul fatto che sente miagolare la borsa a suo giro? Oh, la gente, eccola qua che sta per parlare. Non hanno ancora catturato il ladro fantasma? Non importa come, che li sbattano in gattabuia. È spaventoso avere degli assassini a piede libero. Mi chiedo che tipo di persone siano i colpevoli. Sono assassini, non c'entra un cazzo la giustizia. Che schifo la gente. Oh, ancora a scrivere, eh? Posso disturbarti un momento? Ora che il funerale è passato, mi sembra che un piccolo peso mi sia stato tolto dalle spalle. Stai bene? Sì. In effetti mi fa star male sapere che tutti sono preoccupati per me. Tu come stai? Va tutto bene? Me la cavo. Certo che sei forte. Io tornerò, non preoccuparti. Penso che sarò in grado di rivedere tutti dopo che saranno finiti gli esami. Beh, ci vediamo. Haru, lei è quella che dovrebbe stare peggio di tutti, eppure si sta sforzando di tirarci su. Avrà scritto a me come avrà scritto anche agli altri, immagino. Domani iniziano gli esami, vero? Per adesso dovresti concentrarti su quelli. Ci metteremo all'opera quando saranno terminati. Bene, allora prepariamoci per gli esami, uscendo con Futaba. Allora, dicevamo, Futaba ha bisogno di compagnia, e allora incontriamola. L'ultima promessa era stare bene lontana da te. Però c'è una cosa che voglio mostrarti prima. Ti va di venire a trovarmi oggi? Ti aspetto. No, oh, Futaba. Piccolina. Questo è l'ultimo elenco di promesse che ho scritto con la mamma. Vedi, qui è tutto segnato come completato. In realtà non è vero. C'è una promessa sulla quale ho mentito. Una promessa che non ho mai mantenuto. Andare d'accordo con Kana-chan. È iniziato tutto quando ero alle elementari. Venivo bullizzata perché ero strana. Gli altri bambini mi accusavano di imbrogliare perché prendevo il massimo dei voti. Madonna mia, che gente di merda. Così una volta ho consegnato un compito in bianco, ma la scuola se l'è presa con mia madre. La vita a scuola è stata orribile. A volte durante la ricreazione mi chiudevo in bagno a piangere. Oh, non avevo amici, ero sempre sola.
Poi si trasferì da noi una bambina di nome Kana. Fece molte assenze, ma quando iniziò a venire, i bambini la bullizzarono come facevano con me. Un giorno però mi disse buongiorno, da quel momento mi salutò tutti i giorni. Deve essere stato uno shock. Esatto, voglio dire, all'epoca nessuno voleva parlarmi. In tutta onestà, le prime volte l'ho ignorata del tutto. Credevo che fosse uno scherzo dei bulli. Eppure lei tornava sempre a salutarmi. Alla fine decisi di risponderle. Il mio cuore era sul punto di frantumarsi in mille pezzi. A quanto pare continuava a salutarmi perché pensava che avremmo potuto fare amicizia. È stata la prima persona a cui non importava delle mie stranezze. Oh, bene. Ero così felice per quell'amicizia che lo dissi alla mamma. Fu lì che aggiunse quella lista. Andare d'accordo con Kana-chan. Ma non ce l'ho fatta. Oh. In una giornata molto ventosa, Kana-chan fece cadere il diario e le pagine volarono ovunque. Non volevo sbirciare, ma vidi quello che aveva scritto. E quando vedo una cosa, non la dimentico. Fu davvero orribile. Aveva scritto che i genitori la picchiavano, che le scattavano foto con vestiti strani. Il diario di Kana-chan era pieno di storie di quel tipo. Quando le chiesi di parlarne, si mise subito sulla difensiva. Stavo malissimo, ma lei continuava a gridare perché avevo letto. Ma non è colpa tua. Già, ma non sono riuscita a dirglielo. Mi sono bloccata. Alla fine scappai lontano, volevo solo che smettesse di urlare, volevo che tutto tornasse come prima. Kana-chan si trasferì poco dopo quella storia, non le parlo da allora. E così ho mentito a mia madre, anche dopo la partenza di Kana-chan le dicevo che eravamo amiche. Ogni mese scriveva la promessa nella lista e io le mentivo ogni mese. Vorrei scusarmi in qualche modo con Kana-chan, vorrei dirle che mi dispiace per non averla aiutata, anche se stava subendo cose ben peggiori di quelle che vivevo io. Oh, per aver letto il suo diario, scusarmi per essere scappata. Detesto essere così codarda, ma forse ora che sono una ladra fantasma che mantiene le promesse potrei affrontare le mie paure. Andare d'accordo con Kana-chan, questa volta ci riuscirò. Oh, brava Futi. Ah, non volevo raccontarti tutte quelle cose. Non le sa nemmeno suo giro, è così imbarazzante. Dovrai aiutarmi, ok? Lo farò volentieri, Futaba. Anche questo fa parte dell'accordo. Oh, che cari. Che piccola patatina, Dio mio. Ti vorrei scartare da una busta di patatine, prenderti e metterti sul comodino per non mangiarti. Ok, mi metto subito al lavoro. È ora di cercare informazioni su Kana-chan. Oh, e scusa se oggi non sono stata molto ospitale. Sarà per la prossima volta. Sì, signora. Ora fai come i ghepardi e schizza via dalla mia stanza. Fuori dei coglioni. La poverina. Ciao, sono io. Qualcosa non va, Phoenix. Quando provo a cercare le info di contatto di Kana-chan, le dita mi tremano all'improvviso. Mi sono promessa di farlo, lo so, ma quando ricordo la sua rabbia, mi sale il terrore. Quindi stai scappando di nuovo? Ah, che sta facendo? Perdo la testa nel momento più importante. Se non ci riesco, per cosa mi sono allenata? Non voglio più scappare, non voglio rinunciare a Kana-chan. Grazie, Phoenix. Parlarti di questo mi aiuta a tranquillizzarmi. Condurrò un po' di ricerche su Kana-chan. Oh, per favore, non dire a nessuno quello che abbiamo parlato oggi. Nemmeno a suo giro, ok? Ciao, ciao. Oh, piccolina. Si preoccupa di tutti. Si preoccupa per se stessa, in realtà. Oh, Kaetaka. Chi è che scrive stasera, che stasera siamo impegnati? Non è molto, ma... penso che tornerò a scuola da domani. Scusate se vi ho fatto preoccupare così. Sicura di stare bene? Cerca di non sforzarti troppo in questo momento difficile. No, devo farlo invece. La mia mente vaga se non ho nulla da fare. Già, ti capisco. Tra l'altro, se sto a casa non ho nulla da fare. Beh, non so come dirtelo, ma cerca di non pensarci troppo. Noi siamo con te, Haru. Sì, puoi venire con da noi per qualsiasi cosa. In tutta onestà, quando mi sono trovata da sola, un po' ho dubitato di voi. Ma aver dubitato di voi è terribile. Sono io ad avervi trascinato in tutto questo. Tuo padre è appena mancato, Haru. È normale lasciarsi prendere dalle emozioni. È veramente dura perdere qualcuno in quel modo.
Sto bene ora, mi avete aiutato tanto tutti voi. È stato un piacere. Grazie, parole veramente rassicuranti. Beh, ci vediamo a scuola. Haru, non c'è da stupirsi se è così triste. Dovresti pensare a lei, Phoenix. Eppure, nonostante le apparenze, è forte, si riprenderà. Lo so benissimo. Oh, ma guarda, tutta gente che mi scrive. Mi dispiace, ma oggi vado al Jazz Club. Non ho tempo da passare con tutti voi. Stasera ci potesse essere anche Akechi che mi dice dai usciamo. Non ho il tempo di farlo. Stasera, visto che abbiamo passato la giornata con Futaba, ci passiamo anche la sera. Cosa vuoi fare? Vuoi entrare? Costa 3000 yen. Chi inviterai? Essendo domenica, Futaba. Oh, Futaba, eh? Sì. Allora farò una passeggiata. Ci vediamo dopo. Ciao Morgana. Futaba, vieni qua. Ma come? Ci siamo visti già stamattina. Vuoi vedermi ancora? Cos'è? Devo iniziare a pensare male, Phoenix? No, tranquilla. Siamo qui solo per bere. Ah, oh, che bello. C'è un sacco di energia qui sotto. Le cose si mettono benissimo. Hai trovato qualche informazione su Kana oggi? È buono sto coso. Come definire questo sapore? Supremo, definitivo, comunque sia, è ottimo. Ho trovato qualche informazione, ma niente di che per ora. Ogni volta che pulisco la mia stanza escono fuori loro. Non i fantasmi, eh? No, quelli non hanno sei zampe. Non ho niente contro gli insetti, ma con questi non ce la faccio davvero. Sono proprio aggressivi. E poi, quella casa è vecchia, me li ritrovo ovunque. Beh, però, mi piace ancora, a parte questo. Ah, mi fa piacere, l'importante è che non ti entrino in bocca mentre dormi, dai. Clink! Oh, tra poco devo andare a casa, Sojiro potrebbe preoccuparsi. Non è male passare del tempo fuori casa di tanto in tanto. Grazie Phoenix, grazie a te Futaba di essere venuta. Supporto plus 3, che ci aumenta la possibilità di Masukunda, Marakunda e Matararunda. Perfetto. Il Jazz Club mi ha fatto impazzire. Wow, non ti dico il nervosismo iniziale, ma alla fine si è rivelato estremamente divertente. Torniamo a casa, Phoenix. Torniamo a casa, allora. Ok, farò come il famosissimo cane e tornerò a casa. Ciao, Futaba. Oh, Futaba. Ci manca ancora un'uscita con lei, quindi un'altra domenica la dobbiamo sfruttare per lei questa volta. Però non è il momento di discutere di questo. Oggi iniziano gli esami. Non c'è niente di peggio di stare svegli tutta la notte a studiare. Avrei dovuto cominciare prima. Perché fai schifo. Se non altro, ormai il festival scolastico manca davvero poco. In questo momento è la cosa che attendo più con ansia. Sì, ma pensi che si terrà ugualmente? Potrebbero annullarlo. Non dirlo nemmeno. Vuoi deprimermi ancora prima degli esami? La situazione è già brutta di suo. Se lo annullano, gli studenti faranno una rivolta. E speriamo di no, dai, allora. Perché oggi iniziano gli esami, forza, allora. Hai sentito quelle voci? È così fortunata, è come se i punteggi dei suoi test non contassero. Chissà se davvero frequentano la nostra scuola. Gli insegnanti hanno cambiato completamente opinione sulla studentessa modello. Prego, è sul podio, buon per lei. Lo so, prego Yoshizawa, prego. Ah no, oggi no. I ladri fantasma sono andati fino in fondo, che dici? Pensavo che volessero solo risvegliare il cuore di Okumura, ma hanno finito per ucciderlo. C'è che chi dice che abbiano ucciso anche il preside, no? Mi ero già fatto l'idea che fossero malvagi, ma non mi aspettavo fossero addirittura assassini. Questo vuol dire che chiunque viene preso di mira ai giorni contati. E che palle. Silenzio, ora vi distribuirò i fascicoli d'esame. Pam param parababam pam pam. Che il primo giorno di esami abbia inizio. Contando sia quelli bianchi che quelli neri, quanti pannelli ci sono in un pallone da calcio? 32, facile. Mi sembra giusta. Poi vabbè, alcuni palloni cambiano. Vediamo, un saggio. Sembra tosto, ma facciamo un bel respiro e riflettiamoci. Spiega perché il pallone da calcio è colorato solo di bianco e nero. Palloni da calcio. Madonna, fossero stati così facili gli esami ai miei tempi. L'insegnante non aveva detto che prima si usava un numero diverso di colori, ti ricordi? Era solo di un solo colore. Giusto, era solo di un colore, ma non uno da attirare l'attenzione. Ah, sì, ricordo, credo che abbia detto che una volta le partite fossero trasmesse con immagini bianco-nero. Esatto, una palla monocromatica sarebbe difficile distinguerla in bianco e nero, perciò ne cambiano il colore per renderla più visibile in TV.
Hai finito in tempo! Bravo! Yeah! Tempo scaduto! Posate le vostre penne e mettete le mani sotto il banco. Le infilo sotto Morgana così. Poverino Morgana. Pam pam. Parabaram pam 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 param. Oh, ma oggi parlano sempre dei ladri fantasma durante gli esami. Ti fai ancora per i ladri fantasma? Sono assassini, lo sai? Non significa che i criminali debbano essere liberi di fare quel che vogliono. Non potevano almeno lasciare che il preside si costituisse. Ma l'hai vista la conferenza stampa? Nessun alleato della giustizia ucciderebbe così. Forse Kachikun aveva ragione. È rimasto delle sue idee anche se così tanta gente era contro di lui. Miau. Ora basta, se non tacete vi dovrò far uscire. Vi dovrò far fuori. Hey. Che il secondo giorno degli esami cominci. Chi ha compiuto delle esecuzioni utilizzando questo marchingegno? Harry Samson, ne fece 2800. Qual è il motivo per cui solo in pochi possono diventare pescatori con i cormorani di Naragasawa? È una roba ereditaria. Credo tu abbia ragione. Pam pam parao. Parabara para pa 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 parara. E dai, su, altri due giorni di esami. O solo uno, non mi ricordo. Forse solo uno. I ladri fantasma sono studenti di questa scuola, no? Hanno ucciso il nostro preside. Che follia, tra noi si nascondono degli assassini. Ora che mi ci fai pensare, l'altro giorno una Shibuya mi ha detto di essere un ladro fantasma. Davvero, devi denunciarlo. Oh, lo pensi davvero? Ti prego, fallo. Fallo che voglio che sto coglione finisca in prigione per niente, ti prego. L'ho fotografato, magari carico la sua foto su internet, per sicurezza. Spero che la polizia lo prenda. Beh, gli sta sto coglione. Ah, non ha detto niente la prof. Hello, boys. Oggi il terzo giorno di esami, forza, cominciate. Qual è il significato di robot dalla radice etimologica di robot? Lavoro forzato. Credo tu abbia ragione. Paravara. Quale termine descrive la densità delle stelle nello spazio profondo? Tre api in tutta l'Europa. Credo tu abbia ragione. Ta-ta. Parabara para pa pa para. Parabara para pa 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 parara. Ah no, un altro giorno, ecco. È l'ultimo giorno di esami, eh? Sì, ma l'ultimo giorno non mi fanno fare mai niente, quindi. Beh, non dovresti avere problemi. È stato così facile che potresti metterti a sbadigliare. Ah, hai fatto tutto alla perfezione. Non vedo l'ora di vedere il tuo punteggio. Sarà il massimo dei voti come al solito, Morgana. Ehi, guarda chi è il primo. Il primo della classe. La polizia è tornata? Sì, stavolta sembra facciano sul serio. Pare che uno degli studenti sia un ladro fantasma. Davvero? L'ho letto in rete, anche la pubblica sicurezza si è mobilitata. Sono io. C'è qualcosa di cui voglio parlare con tutti voi. Sarò al ritrovo, cioè alle blanche. Ok. Ci vediamo più tardi allora.